questo è un grave problema, perché ci troveremo in piena stagione con la città ancora più indecorosa rispetto a quanto è. E per i Naus, peraltro, merita anche una ulteriore specifica: è scaduto il contratto triennale che avevamo fatto nel 2018 per dare finalmente una prospettiva pluriennale ad una società importante per le manutenzioni ordinarie in città e che potesse pianificare un minimo di proprio futuro. Quel contratto è scaduto, siamo in proroga e ancora non si sa quando porteranno all'attenzione dell'Aula il nuovo contratto di servizi. Ormai metà anno 2021, questo è lo stesso un grave handicap per la società, che non può programmare la propria attività e quindi non può rendere quei servizi che da contratto dovrebbe rendere. E con il fatto che gli hanno chiesto anche un ulteriore sforzo assumendo del personale, ad oggi si trova senza risorse, perché la coperta è corta. Se usano tutte le poche risorse che hanno adesso e hanno già usato per i primi 6 mesi, ancora meno ne avranno per i restanti mesi dell'anno se non incrementeranno ulteriormente le risorse. Ma manutenzioni, questo è un aspetto a cui tengo molto, perché ci siamo spesi molto nella passata consigliatura, è la manutenzione degli edifici. Mi riferisco anche alle scuole, che Rio Campiella in particolare, abbiamo affrontato questo aspetto nella passata consigliatura. Fa più rumore, dico spesso, un controsoffitto che cade, purtroppo, magari fa male a qualcuno, piuttosto che gli interventi di manutenzione che servono a prevenire quegli accadimenti. Ecco, con il progetto di scuola, nella passata consigliatura, da Alghero sono arrivati oltre 10 milioni di euro, considerando anche le risorse della provincia, buona parte cofinanziate anche dal Comune di Alghero. Ora, le risorse per continuare quel progetto, così come l'anno scorso erano nella seconda annualità del piano triennale delle opere pubbliche, anche quest'anno le ritroviamo nella seconda annualità del piano triennale delle opere pubbliche. Il che vuol dire che, ben che vada, si spenderanno nel terzo anno della consigliatura comunque. Credo che sia una cosa di estrema gravità, proprio perché le manutenzioni degli edifici pubblici sono importantissime e fondamentali, scuole ma anche edifici comunali.